Speciale Ring, buonasera e ben ritrovati. Buonasera senatore Francesco Russo, buonasera. Del Partito Democratico. Come sta? Come sta andando questo mese di lavoro? Beh, un mese decisamente intenso, ma insomma anche ricco di cose concrete, perché siamo riusciti ad approvare almeno al Senato la legge di stabilità, che è una legge contestata, che si sta ulteriormente migliorando alla Camera, ma che cambierà il Paese. E poi è il mese in cui si è capito, lo ha detto molto bene il Presidente Letta l'altro giorno per la fiducia, si è capito che forse l'Italia sta invertendo il trend. Siamo in un momento di grande difficoltà, gli italiani fanno fatica, però il 2014 per molti versi, credo ne parleremo, sia sul versante della politica, sia sul versante dell'economia, che interessa di più i cittadini, quello che hanno in tasca, quanto potranno spendere, quante tasse potranno non pagare l'anno prossimo, qualche segnale di miglioramento c'è. Senta, prima di arrivare poi anche a quella parola nuovo che ha usato più volte Enrico Letta, di nuovo nell'ottenimento di questa fiducia, cosa pensa dei forconi, di quello che sta succedendo nel Paese in questo momento? Ma è un tema su cui dobbiamo essere molto attenti a capire cosa sta succedendo. Io provo a distinguere due aspetti. Il primo, il fatto che in piazza ci vanno persone molto diverse. A Trieste abbiamo visto, è una manifestazione pacifica di persone con cui abbiamo provato a parlare e con cui bisognerà sicuramente continuare a cercare un'interlocuzione. Persone che esprimono un grande disagio economico, di solito piccoli commercianti che non ce la fanno più, famiglie che sono in difficoltà, a cui bisogna dare risposte concrete. Per altri versi, mi raccontavano alcuni colleghi, nelle grandi piazze italiane, però in piazza a protestare, si sono infilate delle realtà che nulla hanno a che fare con i cittadini normali, con gli italiani che magari con fatica ma stanno cercando tutti insieme di farcela. Secondo lei, frange violente vanno escluse. È quel moto di rabbia che in qualche maniera Grillo è riuscito a canalizzare in maniera democratica o no? Che si è detto e si è temuto per mesi. Beh, questo è anche un pezzo del fallimento di Grillo. Grillo ha avuto sicuramente molti voti che andavano nella direzione di cambiare in maniera radicale, quasi violenta. Lui, è vero, per un certo periodo ha imbozzolato, li ha tenuti fermi, ha dato loro una speranza. L'effetto è che Grillo da 9 mesi in Parlamento tiene congelati i suoi voti, non è riuscito ad approvare nessun provvedimento, non ha contribuito in nessun modo propositivamente. E oggi in piazza vanno alcuni che sono veramente disperati, ma molti ne approfittano, perché sappiamo che ci sono infiltrazioni di violenti e anche, al sud spesso succede così, delle infiltrazioni comprovate della mafia che prova semplicemente a rovesciare il paese. Questo dobbiamo dire agli italiani che vogliono cambiare le cose, ma farlo pacificamente. E il governo cerca di lavorare, noi stiamo cercando di ascoltare sempre di più le esigenze dei cittadini, ma non dobbiamo dare l'idea che pochi violenti danneggino anche le attività di chi vuole lavorare. Faccio l'esempio. Chi in piazza ha costretto i negozianti a chiudere le saracinesche, si commenta da solo e, come dire, noi vogliamo che chi vuole lavorare debba lavorare, sia messo in condizioni di farlo. Sono una minoranza, secondo lei? Come più o meno ha fatto capire Letta, però, in questo discorso anche alla CNA ieri. Ma stiamo parlando sicuramente di poche migliaia di persone. Quindi che sono in piazza. Chi va in piazza è una minoranza. I violenti sono una minoranza, ma una minoranza rumorosa che fa le prime pagine dei giornali. Rischia di dare un messaggio sbagliato. Poi però, io dico, la politica non può non ascoltare la maggioranza silenziosa di italiani di buona volontà, che con grande fatica fino all'ultimo giorno del mese provano a tenere aperta la loro serranda, a far funzionare un budget familiare sempre più in difficoltà. Quelli non vanno in piazza ancora, ma meritano molto di più il nostro ascolto, e per loro il 2014 deve essere un anno di svolta. E questo è il segnale che lei vuole dare, per esempio, anche al coordinamento 9 dicembre, o Forconi, come lo vogliamo definire? Cioè, che segnale può dare da senatore della Repubblica impegnato in questo momento nella maggioranza delle strette intese, larghe intese, adesso mi dirà lei come lo dobbiamo definire. Beh, sono ancora abbastanza larghe, abbiamo più di 40 voti di maggioranza al Senato, quindi sono intese. Che messaggio vuole dare Forconi, lei? Ma di grande ascolto, è un po' la caratteristica anche del mio mandato. Io ancora sabato scorso ho invitato tutti i cittadini al Caffè San Marco, come faccio periodicamente. E chi viene sa che il senatore Russo ascolta, per 2 ore si fa bombardare da tutte le domande, non c'è rete, non c'è controllo, non c'è filtro, non c'è
difficoltà per nessuno di esprimersi. Ascolteremo anche loro, perché sappiamo che molte buone ragioni ci sono, c'è la difficoltà delle tasse, c'è l'incapacità di facilitare la vita a chi vuole fare economia, però questo governo, a partire dai provvedimenti che sono anche al Senato in questi giorni, proprio sulla semplificazione amministrativa, tanto per dare un dato, sta cercando di fare cose concrete. Non si risolve tutto in poche settimane. Problemi difficili ereditati da 20 e più anni di malgoverno non si risolvono in poco, ma il governo Letta sta dando dei segnali molto concreti. Stamattina in Consiglio di Amministrazione, è un tema di Consiglio dei Ministri, chiedo scusa, è un segnale diverso. Beh, se funziona come un Consiglio di Amministrazione è meglio dell'eredità berlusconiana. Beh, no? Ci sono, no, esatto, anche i Consigli di Amministrazione sono quelli che lavorano bene e quelli meno. Però in Consiglio dei Ministri stamattina Letta, ad esempio, porta un decreto sul taglio del finanziamento pubblico ai partiti. Lo aveva promesso. Lo segnale oggi a Renzi. Ha detto che bisognava lavorare entro la fine dell'anno su questo. No? Aveva detto che se il Parlamento non avesse risolto la cosa, il governo si sarebbe mosso. Così stiamo facendo anche sul versante. Ma è un disegno diverso rispetto a quello precedente? No, velocizza quello che è stato approvato già alla Camera, quindi tiene conto del lavoro fatto, però prende atto del fatto che non possono prenderci mesi. Le donazioni ancora. Quindi c'è la possibilità per i cittadini che vogliono spontaneamente di contribuire Si finisce in mano alle lobby o no? Ma bisogna stare attenti, c'è un tetto di finanziamento, quindi non può arrivare qualcuno che stacca un assegno da 2 milioni di euro e si compra di fatto un partito. Però molti cittadini possono dare 100 euro ciascuno, è un po' il meccanismo che ha usato Obama. Obama ha vinto le sue campagne elettorali con gli americani che davano anche $5, è un modo, perché la democrazia costa, la politica costa, far finta che non sia così è un errore, ma se molti partecipano è un modo diverso per dare fiducia ai partiti e recuperarla da parte. Quindi secondo lei questo disegno che approfondiremo chiaramente in questi giorni può riconquistare anche quella sfiducia che c'è comunque in parte nei cittadini nei confronti della politica pagata o strapagata, insomma, come si dice il più delle volte, no? La casta, la politica col finanziamento pubblico abolito, insomma, poi alla fine che ritorna, è un modo per ridare anche credibilità da quel punto di vista o no? Noi dobbiamo disperatamente riannodare un filo che è stato tagliato nettamente negli ultimi anni. E io in questi primi mesi mi rendo conto, pur essendo di prima legislatura, pur venendo dalla società civile, avendo un lavoro e cercando di portare in politica le esigenze di un padre di famiglia, di qualcuno che vive concretamente la realtà di tutti i giorni, però vedo che il politico è qualcosa di negativo. Noi dobbiamo fare questa grande operazione di fiducia. Non sarà velocissima, lo stiamo facendo in maniera seria, non ci sono più molti privilegi del passato, non ci sono più i vitalizi, ci siamo ridotti gli stipendi, io stesso ci metto il 20% al mese su un fondo di banca etica, di cui magari parliamo, a favore dei giovani imprenditori, e quindi è un lavoro che facciamo lentamente. Dobbiamo recuperare questa fiducia, perché senza buona politica nessuna società lavora. Senta, secondo lei adesso Renzi è possibile, come si vocifera, che abbia l'idea di restituire il finanziamento al Partito Democratico? Ma lui ha preannunciato una sorpresa che nessuno sa quale possa essere domenica. Quindi la proposta shock di berlusconiana memoria, insomma. Può essere, diciamo che Renzi ha l'abilità di creare la suspense e va bene così. Ma io voglio far notare anche questo, proprio nell'ottica di riannodare questo filo spezzato con i cittadini. Tra le varie cose che si dicevano alla politica, al PD in particolare, che non ci sapevamo rinnovare. Beh, questo congresso, le primarie, tra l'altro straordinariamente partecipate, perfino più di quanti alcuni di noi pensassero. Io ho sempre detto che quando noi apriamo le nostre sedi per le primarie, il popolo di centrosinistra risponde sempre in maniera straordinaria. Ma Renzi, Cuperlo e Civati hanno dimostrato che c'è una nuova generazione di centrosinistra, e l'abbiamo detto più volte, questo è un Parlamento il più rinnovato che si potesse avere, il 60% dei nuovi parlamentari, è il più giovane Parlamento per quanto riguarda le forze progressiste in tutta Europa. Il PD è il partito che ha i parlamentari mediamente più giovani di tutta Europa, ed è un governo molto giovane. Letta comunque è un premier di 47 anni, tra i più attivi e tra i più dinamici oggi in Europa. Beh, noi questo percorso l'abbiamo fatto, abbiamo promesso che cambiavamo, spero sia un primo gesto, ma mi pare che l'affidamento degli italiani nei confronti di Renzi sia un bel segnale. Bene, anche lei si è svegliato in un partito non renziano, non so se posso, poi vabbè, vi arrabbierete per i nomi, affibbiare queste, diciamo, però tutti sanno che io sono molto lettiano. Esatto.